Ciao! Allora, oggi volevo aprire con voi un'altra cosina a sorpresa che ho preso da Wish e ve la mostro perché intanto volevo fare qualcosa di diverso, volevo prendere una sorpresina. Avete visto la mia serie di The Mystery Box che è finita e questo è l'ultimo che ho preso e volevo prendere qualcosa di diverso. Allora, adesso ve lo mostro perché l'ho messo sul telefono, perché girando su Wish ho trovato questa che è la Surprisimals, sembrava una lolle o qualcosa del genere. Comunque sia, eccola questa qui che deve mostrare aperta, che ci dovrebbe essere uno di questi animaletti dentro e mi sembrava carina. Comunque sia, l'ho pagata 1 euro più 1 euro di spedizione, però l'ho presa in un gruppo d'acquisto, quindi ho pagato 90 centesimi, avevo uno sconto al 10%, quindi 0,81 più 1 euro, 1,81 euro. Allora, avete visto come la pubblicizzano? Ok, Surprisimals Serie 2, dice. Ok, avete visto. Cosa mi è arrivato a me? Ok, va bene, non partiamo proprio benissimo, però magari è la confezione, quindi non stiamo a guardare la confezione. Non ho visto cosa c'è dentro, anche se dentro c'è qualcosa, si vede, perché c'è il nastro e poi lo scartiamo assieme. Sono curiosa di vederlo. Allora, ho ripreso l'immagine perché se si vede, ok, sarei curiosa di vedere quale compare. C'è un castoro, un draghetto, un panda, un orsetto, un gatto. Poi cos'altro c'è? Poi si ripetono ancora panda, ancora castoro, non lo so, era più carina l'idea, secondo me, più che il resto. Allora, intanto devo scartarlo e lo scartiamo assieme perché sono curiosa di... Cerco le forbici. Sono curiosa di vederlo. Fate vedere come mi taglio in diretta, direttamente, così posso mettere il titolo clickbait direttamente. È proprio una sorpresa anche per me. Non hanno lesinato sul nastro, questo sicuro. Allora, l'apriamo. Non si vede niente dei buchi, non si vede niente dei buchi. Io sono curiosa. Voi che cosa vorreste trovare? A me piacerebbe il panda. Ma c'è dell'altro nastro? No. Forse la sorpresa è questa, che non si apre. Aiuto! Si è aperto, si è aperto. Ok. Allora, pronti? Lo guardate prima voi? Guardate prima voi. Cos'è? È carino. È molto carino. Ma non è nessuno di quelli della foto. Cioè, è un... Riprendo la foto. È un pony carino, aspettate. È carino, è un pony con la codina anche fatta bene, con il ciuffetto bello. Gli occhi sono disegnati bene. È un po' schiacciato di muso, ma va bene. Lo mettiamo di lato. Di lato sta meglio. Sta in piedi da solo? Come faccio a provare? Provo. No. Sì! Sta in piedi da solo! Ok. Allora, torniamo a noi. Dove eravamo? Allora, sta in piedi da solo. È carino. Lo metterò sicuramente di lato. E ha la faccina carina. Ha le sue zampettine, quindi sta saltando in piedi.
La coda è fatta bene, è stampata bene, alle alette, anche dietro, poi è bello questo, sembra proprio che abbia la criniera con i peli. Non ho capito bene la coda, che sembra attaccata. Allora, per 1,80 euro ci sta, è carino, andrà a finire sulla mia scrivania e questo è carino, però uno. La confezione non è una surprisimol o come si chiama. Lui non era nelle immagini. Possiamo dire che è carino, ma che è un po' un epic fail questo, perché proprio non mi aspettavo un animaletto del genere. Però è carina come sorpresa, era carina da aprire, era carina da aprire assieme. Ma dai, è anche bellino comunque, è anche grande perché... È anche grandino. Beh, a me piace. È un mini pony. Un pony, un mini pony. Vi ricordate i mini pony una volta? Che adesso sono tornati, ma non guardo, non seguo, mi sono un po' persa. Ai miei tempi c'erano i mio mini pony ed erano carini. E questo è carinissimo. Come minimo è un personaggio. Se è un personaggio conosciuto, ditemelo perché io non lo so. E così gli do il nome, se no me lo inventerò io. Perché do il nome a tutto? Sì. Se per caso lo riconoscete, sapete che è qualcuno della nuova serie dei mini pony, fatemelo sapere che sono curiosa. Comunque, fatemi sapere se è un epic fail oppure no per voi. Per me è carino, per 1,80 euro è bellina la sorpresa. È carino, non è quello che mi aspettavo, ma comunque è carino. Comunque sia, io spero di avervi tenuto un po' di compagnia, sicuramente. Se vi è piaciuto questo video, magari mettetemi un like anche per la pazienza, perché da quando l'ho ordinato, da quando è arrivato, ce n'è voluto. Poi è arrivato 2 giorni fa e il video lo faccio oggi, quindi era tutto chiuso e io ero curiosa, quindi anche solo per questo voglio un like. Credo per il momento di non avere, non ne ho presi altri, quindi non arriveranno sicuramente nel breve. Sapendo da qualcosa in futuro ve lo farò vedere sicuramente. È carino. E comunque sia, Eden, se non ti sei iscritto al canale, mi raccomando, iscriviti così non perderai i prossimi video assurdi. Che divertenti. Io mi sono divertito, spero anche voi averlo visto con me e aver scoperto con me la sorpresa e l'epic fail. E comunque sia, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!